Ok ragazzi, bella a tutti, questo video è stato gentilmente offerto da Eniva, che è un ottimo sito per fare acquisti online, che voi giocate su PS4, Xbox o PC, non ha importanza perché troverete tutto quello che volete con uno sconto del 75%. E se userete il codice Marco avrete un ulteriore 3% di sconto. Oltretutto si guardano i miei video da Singapore, quindi stima profonda. Bella a tutti ragazzi, ieri è uscita la modalità Battle Royale, il nuovo DLC Inverno Nucleare per Fallout 76, io l'ho provato su Twitch tutto ieri con voi e l'abbiamo giocato. Ragazzi, sto per dire un'altra cosa che mi farà odiare dalla community mondiale dei videogiocatori, perché raga, non è male sta modalità Battle Royale, cioè è di la cosa più assurda che nessuno di noi si aspettava e bilanciata, ma chi l'avrebbe mai detto? È divertente, è studiata bene, funziona, non crasha, cioè nel senso tutto il tempo benissimo, perfetta, senza problemi, zero lag, vabbè che ero su PC. Ma non mi ha mai crashato, cioè è una cosa che non siamo abituati noi adesso, quindi già che è una nuova modalità che funziona, io quindi già tanto di cappello. Mi fa pensare bene. Poi non lo so ragazzi, sento che è veramente criticata da tutti quelli che vabbè hanno abbandonato Fallout 76, manco lo guardano e dicono che non c'ha senso niente, neanche sti NPC stanno a dimo che è un contentino, mo questa è un'altra cosa, è Westerland, è il DLC che arriverà più avanti, che porterà gli NPC, ne parleremo nel prossimo video, tutti stanno triggerati che dicono che è una cosa che hanno fatto per un contentino, è nella storia, nella storia principale, come fanno a non capirlo che dovevamo ripulire il West Virginia per far tornare gli abitanti? Comunque, vabbè, questa è un'altra storia. In questo video, ragazzi, vedremo un po' di gameplay del nuovo DLC, perché, ragazzi, abbiamo giocato ieri su Twitch e, ragazzi, è stato divertentissimo. Sono successe una marea di situazioni che non succedevano mai in Fallout 76, perché forse è una modalità Survivor, ma era troppo grossa. Col fatto che ora la mappa si restringe, e comunque una parte più piccola, è molto più violenta la cosa. Poi stiamo in 52 giocatori. Non lo so, regà, lo shooting è quello che è vero, sono d'accordo. E non è il migliore che esiste, perché Fallout 76 non era studiato per questo, ma era per il PvE. Ma il fatto che è un Battle Royale, che è una modalità che io non ho mai giocato, quindi un pochetto già questo per me è una novità al contrario di tutti. Quindi non è... non mi pare una cosa tanto da odiare, perché cioè, esiste Fortnite che è per bambini, allora il Battle Royale è una cosa per bambini. Io non la riesco a capire questa cosa, ma chi siamo noi? Dei novantenni? Che vi sta succedendo, ragazzi? Siamo fra un po' col bastone fuori dalla finestra. Andate via, bambini! Che diavolo di mentalità è questa? Fortnite è per bambini, allora il Battle Royale sono per bambini. H1Z1 era uscito prima e non era per bambini. Quindi che senso c'ha? Non lo so, non riesco proprio a capire. È un deathmatch a squadre con una sola vita, dove il coso si restringe. Non è una grande cosa, è una modalità PvP in più. Tutti dicono che dovevano concentrarsi di più in una modalità PvE. È una modalità con la storia principale, scelte multiple. Arriverà a novembre. Quindi perché lamentarsi? Io non riesco proprio a capire. Ho tagliato questo momento sfogo che in realtà è durato altri 15 minuti praticamente, quindi passiamo subito ragazzi ai momenti salienti dell'ultima live, perché sono successe delle cose assurde. Infatti il bello di questa modalità Battle Royale, c'è un tipo che mi ha inseguito col macete, io c'avevo il fucile da cecchino, quindi correvo via, non lo riuscivo a uccidere, mi ha fatto via il panico. Nemici. Nemico invisibile! Perché è invisibile? Ah! Lo potevo colpire in testa con un attimo per prendere il panico. Leva sto mirino, testa di cazzo! C'ha un macete! Aiuto! Nuovo sopravvissuto. L'iscrizione al canale. Non ha armi, ha solo un macete. Mi insegue con un macete, aiuto! No dai, eri lontanissimo. Mamma, ha ammazzato uno con la pistola. Bastardo. Ah no, quelli erano della squadra sua, okay. Arrivare fin qui solo per scoprire di non essere mannaggia una persona clero adeguata. Mannaggia al clero. Bella a tutti ragazzi. Allora, dobbiamo scegliere un punto di rilascio. La mia squadra sceglie Camp McKill, che andiamoci pure noi, anche se è tipo un suicidio. Ci si respawna quasi tutto il server, che ci stanno armi migliori in teoria. Vedete, guardate quanti giocatori qua. Oddio, un po' dappertutto. Ok, questo è un compagno di squadra.
cerca, corre, cerca i bauli, 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 bauli. Compagni di squadra sono tutti invisibili. C'è un nemico che c'ha già un fucile. Però già è entrato uno dalla squadra mia qua, cazzo, non dove vado? Così via tutto lui. Fa rallentatore nei movimenti. Cazzo, stanno a tirare le granate. Che troia, l'ho attivata non so come. Ho disarmato, ci tirano cazzo le granate al plasma. Io ho paura. Oh, paure. Armi, zucche, fucile a cecchino, granate. No, come ho fatto a non morire? È morto, è morto, è morto. Zitto, 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 che curiamo pure il mio. Ma morì tutti. Splendido. Ogni scambio violento amplia la mia comprensione del comportamento umano. Pure una mazza. Non è un plasma Gatling. Porca troia, sto a morire. Finiti steampunk, no, ce n'ho uno. Mamma mia, quanto cura poco. C'è un fucile da cecchino. Non li vedo, cazzo. Eccolo. Bello, 247 colpo in testa, Sbenf. Sbenf. Sbenf criticone, bello vedere i danni. Di forza e potere. Bello vedere i danni, aspetti cazzo, madonna i danni che gli ho fatto. No, ma vedi che c'è tutto loot. Per quanto là sopra stava una bomba. Ci potrebbe essere tutta la sua squadra qui che era venuto per curarlo, poi l'ha trovato morto. Questa è vota. La vota hanno presa. Sta gente vicina. Ok, io arrivato su. Io arrivato su. Cazzo, sto qua. Stava una bomba là sopra. Semplicemente leveranno le doppio colpo esplosivo. Facile. Le hanno levato proprio le leggendarie da quanto ho notato finora. Stanno tutti a già spostare, sa che ora che andiamo. Porca troia. Panico. Porca corre. Testa di fuoco. Scusate se non vi sto a leggere, ma è veramente panico. Poi è bello il fuoco, omaggio alla Play 3. Io non mi ricordo come si fanno le emoji sul computer. Porca. Benvenuto, nuovo super. Yeah. Bello, ma se fuggi la cecchina è la svolta, raga. Porca troia, raga, mica l'avevo visto. Bravi. Eroi Jenkins! Tipo, appena nato su Twitch. Stiamo crescendo, è un lavorone sottovalutatissimo. Steampunk, perfetto. Non mi pare male a me sto DLC. Stanno tutti a parlare malissimo, è gratis, cazzo, è figo. Bello. E va giù un'altra kill, raga. Oggi sono a fare i numeri, eh. Orca, ma stanno a via. Ogni scambio violento amplia la mia comprensione del comportamento umano. Abbiamo fatto fuori, amico, tu non hai fatto un tempo manca a curarlo. Io c'ho pure il silenziatore, potrei provare a sfruttarlo. Testolina mia. Testolina bella.
testolina mia. Ciao Chicco. Ciao bello. Aia regà. All'inizio molti candidati sembrano promettenti. Questo non era il suo caso. Come le lasciano? Ma non lascia. Oh, nemico. Lui pure penso che gli compaia. Sta scappa. Si è preso tutto lui, il bastardo. Cazzo. Hanno fatto fuori. Tutti i lati ci hanno preso, Boni. Ci hanno preso da tutti i lati, l'ha capito lui. Dietro là. No! Da lassù! Lo sapevo, curatemi, regà! Nah, cazzo, ero lì, ma no, cazzo, goal. Soggetto inadatto alla carica di soprintendente. Così diceva il tuo fascicolo. E niente, regà, alla fine ci sono riuscito a fare vittoria reale come Ciccio Gamer, ma non era in diretta, l'ho fatto nel corso della notte, dopo ore di partite. Stavo a sbroccare, alla fine ce l'ho fatta. La cosa brutta è che stavamo qui nascosti da un'ora che ci curavamo a vicenda dietro st'albero. Alla fine l'ho fatta, ma sono morto un secondo prima di diventare sovrintendente. Hanno provato pure a curarmi, ma è arrivata l'ondata di culata kit piroplastica infuocata e mi ha bruciato anche vivo, quindi oltre il danno la beffa. La cosa un pochetto negativa è che sali, non è che diventi subito sovrintendente, ma prendi fondamentalmente più punti esperienza se arrivi primo e... non è che è tanto gratificante come cosa, diciamo. Più avanti riusciremo ad accedere a punti diversi del volto e a scoprire cose nuove sui misteri, ma ci vorrà un bel po', visto che anche vincendo non si sale neanche di livello, prendi un tot di punti esperienza, ma non è che devi arrivare a livello 70, insomma ci vorrà un botto. Comunque ragazzi, grazie a tutti per l'attenzione, siamo in questo momento proprio su Twitch, riproveremo di nuovo Inverno Nucleare su Twitch, quindi vi aspetto adesso su Twitch, passate, c'è il link in descrizione, sarà in troppo commenti, facilissimo. Ci cliccate, iscrivetevi, mannaggia a voi che è un casino, pare chissà quanto è difficile fare sta pratica, cliccate, iscrivetevi, che ci vuole. E dai, vediamo su Twitch tra poco, ciao belli.